Una giornata emozionante, meta, dove si è vissuta la legalità, iniziata con le scuole, con tante personalità, Pulcinella che sono io, è proseguita al Centro Culturale Santa Lucia e infine al comune di Meta. Qui vicino a me c'è il sindaco, il primo cittadino Giuseppe Tito, che allude a conclusione di questa giornata dedicata alla legalità. Grazie, grazie a te, grazie che hai accettato l'invito per essere qui con noi in questa giornata meravigliosa. Abbiamo vissuto un percorso che si è concluso nell'aula consiliare con dei racconti delle stragi che hanno caratterizzato un po' il momento storico della nostra vita. Parlare di legalità ci hanno insegnato che non è solo la mafia, la camorra, ma legalità è tutto quello che viene tolto alla libertà personale di un altro. Quindi io sono veramente felice di aver ospitato non solo l'amico qui, Angelo, che veramente ci è impreziosito nel ruolo di Pulcinella, che ha raccontato delle cose belle per i nostri ragazzi. Naturalmente il mio ringraziamento va al procuratore antimafia, il dottor Robert Cafiero De Raho e ad Antonino Palmisi. Abbiamo vissuto una giornata meravigliosa, una lezione di vita per noi ma anche per le generazioni future. Grazie.